Verona è la mia città. Io amo questa città, la vivo intensamente. È una città che mi ha dato molto, mi ha dato la possibilità di avere un lavoro importante e di portarlo avanti con passione. E quindi ritengo che io non vorrei vivere in un'altra città al di fuori di Verona. Verona può essere una sorpresa non solo per i beni ambientali e turistici che abbiamo, ma anche per i nostri sapori. Noi abbiamo diverse località dove i sapori esprimono la loro più grande importanza, come può essere la Valpolicella, ma anche la zona est, il lago, quindi dal pesce alle ciliegie, al vino, radicchio rosso di Verona, che è importantissimo. E quindi qui possiamo esprimere con questi prodotti i nostri piatti più importanti. Storicamente l'arte ha rappresentato anche molti piatti, molti cibi e quindi credo che il cibo stesso sia arte. Se si fa bene, se riesce veramente a dare un'emozione, una sensazione nuova assaggiando dei piatti importanti, dei piatti fatti con cura e con passione. Quando un turista arriva in città, poi quando ritorna a casa sicuramente si porta via un bagaglio importante, un bagaglio che è formato sia dalla storia della città, quindi con tutti i monumenti che abbiamo in questa splendida città romana, ma anche da un bagaglio di sapori che difficilmente trova in altre parti del mondo, perché Verona racchiude in sé molti sapori, molte esperienze, molte storie, quindi uno che va via da Verona, oltre allo spettacolo, all'arte e alla cultura, si porta via proprio tutti i sapori che Verona sa dare, quindi dai piatti tipici veronesi, ma anche dai piatti che fa la cucina familiare, la cucina di passione. Io spero quindi che tutte le persone, i turisti che vengono a trovare, che vengono a visitare la nostra splendida città, tornino anche per riassaporare uno dei nostri capolavori che è l'Amarone.